Salve ragazzi, benvenuti al canale. Oggi di nuovo grandi novità. Giusto ieri ci siamo lasciati con le ultime news riguardanti le fabbriche, le prime visioni delle fabbriche, delle catene di montaggio, chiamiamole così. Oggi altri due articoli così spuntati fuori dal nulla. Questo uscito circa un'ora fa e poi ne abbiamo anche un altro uscito circa tre ore fa. Partiamo da questo qua. È stato rilasciato questo articolo riguardante il primo sguardo alla prima delle due nuove mappe. Questa qua è in tematica americana, Stati Uniti qua dice. E si chiama per la precisione Elm Creek. Infatti qua dice primo sguardo a Elm Creek, la nostra nuova mappa degli Stati Uniti per FS22. Beh, insomma raga, qua ci stiamo veramente sprecando con le notizie, proprio a raffica veramente una dietro l'altra. E guardiamo un attimino cosa dice questo articolo. Ovviamente primo sguardo Elm Creek, Farming Simulator 22 conterrà due mappe nuove di zecca e una Erlengrat aggiornata, e fino qua sapevamo tutto quanto. Diamo un'occhiata a uno dei nuovi, a delle nuove mappe. Elm Creek è ancora ovviamente in fase di sviluppo, quindi possiamo solo mostrarvi un piccolo assaggio, ma ovviamente puoi aspettarti di vederle, di vederla al più presto. L'agricoltura nel Midwest. Elm Creek si ispira alla regione del Midwest degli Stati Uniti e offre ampi campi e vasti spazi aperti su cui costruire le tue fattorie. Qua dice fattorie, ma secondo me anche fabbriche, ovviamente. Attendo con ansia numerosi campi con forme e dimensioni diverse, autenticamente incastonati in un paesaggio panoramico. Andiamo per un fascino fuori città con Elm Creek. Ciò significa che ci saranno fiumi che si faranno strada attraverso il terreno, sottopassaggi nelle aree collinari, persino una cascata zampillante e una vera e propria autostrada come negli Stati Uniti. Quindi se c'è tutta questa roba sicuramente sarà una mappa grossa, me l'aspetto sicuramente grossa. Andando a vedere più nel dettaglio, qui nello sfondo non si può notare più di tanto. Qua vedo dei silo in lontananza, qui vedo una piccola fabbrica, proprio veramente stile veramente americano. Qui abbiamo una casetta, ma guardate il terreno, fate caso ai ciottoli del terreno, come sono veramente diversi rispetto a Farming 19. Guardate anche solo la strada, molto molto più dettagliato. Poi addirittura vedo qui un pick up che non mi sembrerebbe proprio il pick up base che abbiamo nel gioco, perché vedo che ha i fanali accesi, quindi avendo i fanali accesi penso, presumo sia proprio utilizzabile, quindi chissà che magari non sia un nuovo tipo di mezzo. C'è tanta carne al fuoco raga, veramente tantissima. Ma ovviamente l'articolo continua dicendo dimori dei lupi Elm Creek. Che cosa sarà mai? C'è la tua tipica stazione di servizio fuori città, enormi silos di grano che modellano lo skyline visibile dai tuoi terreni agricoli, in espansioni e molti altri edifici. Una delle attrazioni turistiche di Elm Creek è lo stadio di baseball, casa degli Elm Creek Wolves. Penso, presumo, sia un punto vendita per gli oggetti raffinati, per i prodotti raffinati, tipo chissà pane, per poi fare gli hot dog, chissà, o addirittura magari anche poter fare qualche fabbrica di carne, chissà raga, chissà, è tutto ancora da scoprire, però sicuramente, o magari può essere semplicemente un punto così, basta, decorativo e niente di più. E comunque resta sintonizzato per saperne di più, goditi i seguenti screenshot, ti mostreremo di più molto presto, quando segna dal 21 al 23 luglio sul tuo calendario. Nel corso dei 3 giorni, vabbè, qua ci sarà una streaming, raga, se vi interessa dal 21 al 23, vediamo, andremo a visionare, insomma, quello che sarà. Qui abbiamo degli screenshot ancora, e questa deve essere, boh, sarà la farm, saranno dei punti vendita, che sarà? Non lo so, tanta tanta roba. In lontananza purtroppo non si vede molto altro, qua vedo un edificio che potrebbe essere lo stadio, perché i colori mi sembrano molto simili, e qua giù vedo un capannone. Da un'altra prospettiva forse, qua abbiamo i campi, questo mi parrebbe orzo forse, sembrerebbe,
Qui mi pare di vedere a piccole file, probabilmente, boh, magari patate, barbabietole forse. E poi sempre questa coltura di mezzo, raga. Questa coltura molto gialla ma bassa, che non capisco sinceramente che cosa possa essere. Che magari sia farro, segale. Veramente bellissima, raga, veramente che bellissima. Addirittura qua c'è anche il prezzo. Il prezzo, cioè, che non vari il prezzo? Che magari, raga, non varia il prezzo e quindi in base poi al prezzo paghiamo più o meno il carburante? Otis, la fabbrica si chiama Otis. Devo dire che c'è stato un rimodellamento, c'è un nuovo tipologia di auto. Sembrerebbe la Peugeot forse, una Peugeot, no, una Citroen, non ricordo adesso sinceramente. Qui è una semplicissima fabbrica, non si vede il punto di scarico, però veramente guardate anche la luce che batte sui vetri, raga, no vabbè, tanta roba. Qua mi sembra che siamo più con le colorazioni in tema autunnale, le altre più o meno, forse anche questa qua mi sembrerebbe nuova, ma le altre auto mi sembrerebbero molto molto simili a quelle del 19. Beh, non abbiamo altro per il momento su questo articolo, devo dire, qua raga, con Elm Creek secondo me ci sarebbe tanto da dire, tanto da dire. Poi però, raga, continuando, le notizie non finiscono qua, perché come vi ho detto all'inizio del video, c'è un altro articolo, questo riguardante però cose diciamo un po' più tecniche. È stato rilasciato questo articolo trattante dell'edizione limitata, l'edizione da collezione di Farming Simulator 22, che ovviamente uscirà, non so, magari poco prima di Farming stesso, anche perché qui in fondo c'è scritto, mi pare che uscirà insieme all'edizione standard di Farming, quindi penso che resterà. Poi comunque bisogna rimanere sintonizzati sempre dal 21 al 23 luglio, che ci sarà questo evento streaming che ci diranno veramente le sorti di questo Farming. Ma dando un'occhiata proprio velocissima, questa è una collector che rilasciano, anche hanno rilasciato per Farming 19. Abbiamo come contenuto della collector, abbiamo delle esercitazioni video sul modding e ovviamente il gioco per PC. Questa collector, raga, è per PC e basta. I due poster, qua già vedo, qui ci hanno spawnato un pochettino di mappa, raga, comunque, qua dietro no, perché qua dietro ci deve essere sicuramente forse la Erlengrat sembrerebbe, forse, non lo so, però qua abbiamo un pezzettino di mappa, sicuramente della mappa americana, guardate qua che figata, c'è un pezzettino di mappa, poi abbiamo degli sticker, la USB, il lampeggiante USB addirittura, raga. Poi vabbè, appunto, il tutorial modding, i due poster delle mappe, il gioco, nient'altro di più. Veramente questa deve essere una collector molto figa. Andrò poi a vedere sicuramente quanto costerà, perché sarei veramente veramente tentato ad acquistarmela, se devo essere sincero, comunque disponibile poi dal 2021. Niente, questo è tutto quello che c'è, raga, non abbiamo nient'altro attualmente, quindi vediamo insomma quello che saranno poi le sorti di questo Farming. Per il momento io direi che possiamo fermarci qui. Ovviamente vi giuro che io sono esaltatissimo per questa questione di Elm Creek, voglio saperne assolutamente di più, speriamo rilascino qualche aggiornamento su questo punto, o chissà, magari sulla mappa, anche sicuramente sulla mappa europea, vediamo, stiamo un po', io ovviamente vi terrò informati appena escono questi, lo sapete, questi link, queste cose, io subito ve le vado a leggere e almeno le commentiamo un attimino insieme. Fatemi sapere cosa ne pensate voi di queste due nuovissime notizie. Per il momento io, raga, mi fermerei qua, ovviamente vi mando un grosso saluto e ovviamente ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, restate sintonizzati. Alla prossima, ciao!